Ora vediamo che cos'è l'ingrandimento, è un termine generico che può indicare anche un rimpicciolimento in generale. L'ingrandimento dice quanto l'immagine è grande o piccola rispetto alla sorgente luminosa. Facciamo un esempio concreto con uno specchio concavo. Immaginiamo di porre la lampadina, l'oggetto luminoso, tra il fuoco e il centro dello specchio, per esempio posizioni 1 e 2, sappiamo che l'immagine, in questo caso un'immagine reale, appare più grande, più lontana e anche più grande, quindi ingrandita. In questo caso l'ingrandimento è un numero maggiore di 1. Infatti l'ingrandimento è definito dal rapporto tra l'altezza della immagine, diviso l'altezza della sorgente luminosa. In questo caso l'altezza dell'immagine è maggiore, dell'altezza della sorgente, quindi il rapporto tra le due altezze è maggiore di 1. Nel caso particolare in cui la lampadina sta nel centro dello specchio, l'immagine ha la stessa altezza della lampadina, quindi in questo caso il rapporto tra le altezze è pari a 1. L'ingrandimento vale 1, vuol dire che non c'è né ingrandimento né rimpicciolimento. Nel caso in cui invece la lampadina sia posta oltre il centro dello specchio, posizione 4, allora l'immagine appare più piccola del filamento luminoso della lampadina. In questo caso il rapporto tra l'altezza dell'immagine H' e l'altezza della lampadina H è un numero minore di 1 perché questa altezza è minore di quest'altra. Si continua a parlare di ingrandimento minore di 1, in realtà è un rimpicciolimento. Dunque questa è la definizione di ingrandimento, si indica con la lettera I oppure a volte con la G maiuscola, e è il rapporto tra l'altezza dell'immagine diviso l'altezza della sorgente luminosa. L'esempio si poteva fare anche con una lente convergente. Se la lampadina è posta tra il fuoco e il doppio della focale, posizioni 3 e 4, l'immagine appare ingrandita, quindi in questo caso l'ingrandimento è un numero maggiore di 1. Se la lampadina è posta a una distanza pari a 2F, quindi due volte la focale, posizione 2, anche l'immagine si viene a creare a una distanza che è il doppio della focale e la sua altezza dell'immagine è uguale all'altezza della lampadina. In questo caso l'ingrandimento vale 1. Infine, se la lampadina è posta a una distanza maggiore di 2F, il doppio della focale, posizione 1, l'immagine invece si trova più vicina del doppio della focale e è più piccola. In questo caso l'ingrandimento è un numero minore di 1, quindi è un rimpicciolimento. Ora che abbiamo visto la definizione dell'ingrandimento come rapporto tra le altezze, vediamo la legge dell'ingrandimento che non dimostriamo, che dice che l'ingrandimento si può calcolare come rapporto tra la posizione dell'immagine, diviso la posizione della lampadina. Questa formula è intuitiva, perché noi sappiamo che più l'immagine si forma lontana, quindi grande Q, lontana dallo specchio o dalla lente, e più è grande. Quindi il numeratore di questa frazione è grande. Inoltre sappiamo che per far creare l'immagine lontana dobbiamo avvicinare la lampadina al fuoco e quindi P è piccolo. Quindi, in altre parole, un'immagine grande, si forma a grande distanza, grande Q, con la lampadina a breve distanza dallo specchio o dalla lente. Quindi grande Q, piccola P. La frazione in questo caso numericamente diventa grande perché ha un grande numeratore e un piccolo denominatore. Facciamo un esempio concreto con lo specchio concavo. L'ingrandimento è maggiore di 1, anzi molto maggiore di 1, quando l'immagine si forma molto grande, ma per formarsi molto grande si deve formare molto distante dallo specchio. Quindi grande Q, Q è la distanza fra lo specchio e l'immagine, grande Q, ma per formare l'immagine molto distante dallo specchio bisogna che la lampadina, si trovi molto vicina al fuoco, quindi piccola P, P è la distanza specchio-lampadina, piccola P. La lampadina vicino al fuoco, grande Q, l'immagine è molto lontana, molto grande. La stessa cosa accade con una lente convergente, lampadina si avvicina al fuoco, quindi P è piccola, P è la distanza lampadina-lente, è una distanza piccola perché la lampadina si avvicina al fuoco, l'immagine invece scappa via verso l'infinito, grande Q. Immagine molto distante, grande Q, ma anche immagine molto grande. Quindi grande ingrandimento. Questa
Quindi, in conclusione, la definizione di ingrandimento è il rapporto tra le altezze dell'immagine e della sorgente luminosa. La formula, la legge dell'ingrandimento è che l'ingrandimento è dato dal rapporto tra le distanze, la distanza dell'immagine diviso la distanza della sorgente luminosa, Q diviso P.